Maria Laura Di Bello è una mamma, una moglie, una professionista e ci tiene a descriversi in quest'ordine. È un'avvocata molto impegnata, le piace il calcio e la buona cucina. La dottoressa Di Bello leggerà Sono una donna, una poesia di Jumana Haddad, una scrittrice libanese indicata come una delle donne più influenti nel mondo arabo. Ha pubblicato vari libri, tradotti e pubblicati in molti paesi del mondo, stringendo un bel rapporto con la nostra nazione, dove ha ricevuto molti riconoscimenti a Napoli, Catania e il premio della carriera poetica assegnatole dalla Fondazione Archicultura in Italia. La lirica che ora ascoltiamo parla di forza e di voglia di libertà della protagonista, ma anche di tutte le donne. Nessuno può immaginare quel che dico quando me ne sto in silenzio, chi vedo quando chiudo gli occhi, come vengo sospinta quando vengo sospinta, cosa cerco quando lascio libere le mie mani. Nessuno, nessuno sa quando ho fame, quando parto, quando cammino e quando mi perdo. E nessuno sa che per me andare e ritornare e indietreggiare. Che la mia debolezza è una maschera e la mia forza è una maschera e che quel seguirà è una tempesta. Credono di sapere e io glielo lascio credere e avvengo. Hanno costruito per me una gabbia affinché la mia libertà fosse una loro concessione e ringraziassi e obbedissi. Ma io sono libera prima e dopo di loro, con loro e senza di loro. Sono libera nella vittoria e nella sconfitta. La mia prigione è la mia volontà. La chiave della prigione è la loro lingua, ma la loro lingua si avvinghia intorno alle dita del mio desiderio. E il mio desiderio non riusciranno mai a domare. Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. E io glielo lascio credere e avvengo.